Jessica Lattuca è stata uccisa di botte dal fratello dopo un litigio. C'è stato un clamoroso sviluppo nel caso di Jessica Lattuca, la ragazza madre di 4 bambini scomparsa da Favara, Agrigento, nel pomeriggio del 12 agosto del 2018. Secondo gli investigatori, la giovane sarebbe stata uccisa dal fratello maggiore Vincenzo dopo una discussione. Quest'ultimo è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. Il corpo di Jessica sarebbe stato fatto sparire dopo l'omicidio. La nuova teoria è emersa nelle ultime settimane dopo che gli investigatori hanno scartato la pista del coinvolgimento del compagno, Filippo Russotto. La nuova spinta all'indagine, diretta dagli inquirenti della squadra mobile, è arrivata dal clamoroso ritrovamento di tracce di sangue riconducibili a Jessica compiuto dai carabinieri del RIS. Le tracce sono state trovate a casa del padre della ragazza, dove all'epoca viveva il fratello Vincenzo. L'uomo era già stato condannato per diversi reati. Era stato coinvolto in un'indagine sul traffico di armi e di droga. Queste attività illegali erano ritenute collegate a una guerra tra gang rivali, che in passato aveva portato a 5 delitti tra Favara e il Belgio. Nelle ultime settimane la procura ha convocato Vincenzo. L'indagato, assistito dal suo legale Salvatore Cusumano, ha risposto al pubblico ministero Paola Vetro e ha negato ogni coinvolgimento nel caso. Numerosi testimoni sono stati interrogati nel tentativo di risolvere il mistero. Si ipotizza che il fratello di Jessica abbia avuto dei complici. Quante persone sono coinvolte nella scomparsa della giovane? E dov'è il suo corpo? Tempo fa la madre, Giuseppina Caramanno, aveva lanciato questo appello. Se qualcuno sa qualcosa, parli. Ditemi dov'è mia figlia. Non credo che nessuno abbia visto nulla. Anche in forma anonima, fateci sapere dove si trova Jessica. Ho cresciuto i suoi 4 bambini, mi chiedono sempre dov'è la loro mamma. Ormai capiscono. La madre di Jessica, come i suoi 4 nipoti, dovrà conoscere una verità ancora più dolorosa. Secondo l'accusa, fu lo zio Vincenzo a uccidere la madre e a disfarsi del suo corpo. Quel giorno Jessica stava camminando verso Piazza Giglia, nel centro del paese. Fu vista per l'ultima volta da uno zio e un amico in via Leopardi, erano le 21:15. Nessuna telecamera avrebbe ripreso il passaggio della donna. Si può quindi ipotizzare che forse Jessica non sia mai passata per quella strada, o comunque non in quella con le telecamere. Probabilmente la donna è stata uccisa in casa, lontano dai circuiti chiusi. Per la procura sarebbe stato il fratello. Jessica potrebbe essere andata a trovarlo a casa quella sera. L'uomo ha bevuto alcune birre con lei. In seguito, secondo la testimonianza dell'uomo, la donna si è allontanata senza lasciare traccia ed è scomparsa. Tuttavia, la procura ha immediatamente ipotizzato che Jessica fosse stata uccisa. Fino a poco fa, l'unico sospettato era il compagno, Filippo Russotto, il padre di 3 dei 4 figli della donna. Russotto è stato indagato per il reato di maltrattamento sfociato in omicidio, sfruttamento della prostituzione e occultamento di cadavere. Gli investigatori hanno perquisito da cima a fondo la casa e il luogo di lavoro di Russotto. L'uomo ha sempre sostenuto la propria innocenza. Ora la sua posizione potrebbe essere archiviata. Un'altra strada seguita dagli investigatori era stata quella di un possibile giro a luci rosse. Sono arrivati a questa ipotesi intercettando le conversazioni tra l'amico di Jessica e l'ex datore di lavoro della donna, Gaspare Volpe, dove parlavano di clienti e soldi. Ma con le nuove rivelazioni questa pista perde importanza. Ora non resta che attendere i risultati della nuova indagine.